incontrato nella parte finale del semestre, con le ultime tre settimane, questa e le prossime due, che ci separano alla fine del corso, e quindi spenderemo una buona parte di tempo a prepararci più specificamente per l'esame, svolgendo ad esempio esercizi simili o uguali a quelli degli esami passati. Voi avrete sicuramente visto che dovrebbero essere comparsi anche nel materiale comune sul portale, ma già da tempo nella nostra pagina c'è pubblicato l'elenco dei testi, degli esercizi. Quindi questa settimana cosa farò? Partiremo, prenderemo spesso spunto, no, da, ad esempio, partiamo da questo, perché sono esattamente testi d'esame che sono stati dati l'anno scorso anno accademico per questo corso. Ci sono ancora alcuni argomenti, sempre sulla parte di programmazione, che ho lasciato indietro e recupero, no? Sempre a proposito, non facendo qualche esercizio, quindi intanto faremo qualche parentesi, vedremo ancora qualche approfondimento, e dedicherò anche un po' di tempo tipicamente pensavo alle ore finali del martedì, sono quelle distanti, a rivedere anche qualche argomento di teoria, che è la parte che abbiamo visto all'inizio. Avete visto che qui nei temi di esame ci sono anche delle domande di teoria, e quindi andiamo a riprendere un paio di cose che avevamo lasciato dietro e poi faremo un po' di esercizi anche su quello, con delle sorprese all'esame. Fate solo attenzione se cominciate a esercitarvi su questi temi di esame, che la parte di teoria che abbiamo svolto l'anno scorso era basata su un programma di circa 40-50 ore di teoria. Il primo semestre facevamo un'ora alla settimana, un'ora e mezza a settimana solo di teoria, quindi abbiamo svolto molte più ore, no, di lezione sulla parte di teoria e un pochino meno sulla parte di programmazione. E quindi le domande che trovate lì, alcune di quelle domande sono relative ad argomenti che non abbiamo fatto e che quest'anno non facciamo più. Quindi fate attenzione sulla parte di programmazione, diciamo così, il livello di difficoltà di questi testi è adeguato. Sulla parte di teoria sono un pelino più difficili rispetto a quelle che vi troverete voi, ma lo commenteremo insieme. Allora, ne approfitto anche per accennare all'aspetto logistico dello svolgimento dell'esame, l'aspetto pratico. Come vedete qua ci sono gli esami divisi in turni, A, B, C, D, a volte la A, ma anche eccetera. Il turno è semplicemente relativo all'orario, no? Gli esami si svolgono nello stesso giorno per tutti i corsi, no? Per tutti i corsi trasversali, paralleli, e tendenzialmente li dividiamo, adesso faremo i conti esatti, no? Con le persone, con il numero di sedie delle aule. Tendenzialmente abbiamo tre gruppi e questi tre gruppi occupano, in ciascuno gruppo ci saranno sette probabilmente corsi diversi, no? Quindi noi e altri sei corsi, divisi probabilmente in 12 aule o più. Quindi è un'operazione abbastanza complessa, no? Organizzare un esame sincrono stesso giorno per 3.500 persone, ma ce la si fa. È necessario solo, necessario, no? Che voi vi prenotiate correttamente sul portale della didattica, no? Perché noi entro due giorni prima della data d'esame si chiudono le prenotazioni sul portale. Chi non è prenotato non viene dall'esame, perché per noi è fondamentale sapere con esattezza quante persone ci saranno per potervi poi dividere nelle aule. Dopo che si chiuderanno le iscrizioni, noi ci faremo i nostri calcoli, qui siamo a ridosso dell'esame perché le iscrizioni si chiudono due giorni prima, quindi il giorno prima dell'esame praticamente vi informiamo in che aula sarete. Vi informiamo normalmente, io metterò sicuramente un avviso sul sito e vi mandiamo anche un sms attraverso il portale, per cui no, ricordate di registrare il numero di cellulare sul portale, così avete la divisione in aule.
così sapete a che ora e in che aula dovrà riportare. L'ora dovrebbe essere già quella che è indicata quando vi prenoterete, perché a livello macro i grossi turni li abbiamo già fatti. L'aula invece la sappiamo solamente l'ora più nuova. Può darsi che in aula saremo mescolati con studenti di altri corsi paralleli, ma cambia nulla. Il compito per un determinato turno è uguale per tutti. In realtà c'è ancora un piccolo dettaglio che gli appelli più numerosi, lo stesso compito lo dividiamo in due, fila A, fila B. No? Fila 1, fila 2, come lo chiameremo. Per cui i compiti saranno leggermente diversi. Qui non ho riportato tutte le variazioni dei compiti perché sono cose veramente minime. No? Però quel minimo che serve per evitare di copiare. Dal punto di vista pratico poi invece il compito dura 2 ore, che come sempre all'ingresso chiediamo di aspettare fuori dall'aula, magari arrivare 10 minuti prima o 15 minuti prima, aspettare fuori dall'aula e così vi chiamiamo noi, no? Uno a uno con un documento, verifichiamo, no? L'identità e poi vi facciamo sedere. Durante il compito non è permesso consultare nulla, testi, appunti, dispense o libri. Per quanto riguarda la parte di programmazione, per aiutarvi, vi consegneremo, oltre al testo dell'esercizio, anche questa pagina con i prototipi delle funzioni, che vi ho già rapidamente fatto vedere una volta, che contiene, che adesso, come dicevo, la rete qua sotto funziona solo quando voglia, che contiene i prototipi di tutte le funzioni di libreria, standard input output, standard lib, string.h, gtype, eccetera, funzioni che usiamo normalmente, così le avete di fronte. Vabbè, questo per, dal punto di vista delle istruzioni pratiche. Ok, allora partiamo con un primo esercizio che erano i primi appelli che abbiamo dato l'anno scorso. Questo era particolarmente facile, ma lo sfruttiamo per imparare a leggere insieme, no? La soluzione di questo esercizio è molto facile, però abituiamoci a leggere bene il testo. Un po' più articolato di quelli che magari vi proponevo così in aula, forse per questo. Allora, dice, si realizza in C un programma per consultare un conto telefonico. La base dati consiste in un file di testo chiamato conto.dat, in cui ogni riga descrive una telefonata nel formato. Il formato, questo descrive come è fatta ciascuna riga. Numero telefonico, spazio data, spazio durata, spazio tipo. Questi simboli qua di maggiore o minore non fanno, non ci sono nel file, no? Se lo so per delimitare, per indicare quello che è il contenuto. Il numero telefonico è una stringa alfanumerica lunga al massimo 15 caratteri. Questa stringa alfanumerica, chi è curioso perché debba essere alfa? Perché un numero telefonico è normalmente numerico, però il testo dice così e il testo ha sempre ragione, lunga al massimo 15 caratteri. La data è una stringa nel formato giorno barra mese barra anno, due cifre per il giorno barra due cifre per il mese barra due cifre per l'anno. La durata della telefonata è espressa in secondi come numero intero. Quindi la data è questa, la durata è un numero intero di secondi. Il tipo di telefonata è un carattere, un singolo carattere, il campo tipo qua sopra. È un singolo carattere che può valere E per una telefonata in entrata oppure U per una telefonata in uscita. Entrambi riportati in maiuscoli. I dati sono separati da uno spazio. Non si deve assumere nessun ordinamento per le righe. Che vuol dire che le righe non sono ordinate per numero di telefono o per data. Non è detto, possono essere in qualunque ordine rimescolate. Non lo sappiamo, non possiamo dare per scontato di sapere, di conoscere l'ordine con cui compaiono le righe nel file. E il numero di righe non è noto a priori. Quindi non possiamo sapere, ovviamente parliamo di tabulati di telefonia, il numero di chiamate sarà anche elevatissimo, quindi non possiamo fare un'ipotesi ragionevole sulla dimensione massima di questo file.
non è noto e non è ipotizzabile. Per cui dovremmo organizzarci in modo da lavorare senza memorizzare in memoria il contenuto del file, senza caricarci tutto il contenuto del file in quello che potrebbe essere un vettore di strutture, visto il tipo di file, no? Invece no, non possiamo, dovremmo lavorare con pochi dati per volta e non avere mai in nessun momento l'intero contenuto del file in memoria. Ma qui c'è un esempio del file: numero, data, secondi, entrata. Numero che è lo stesso di prima, data, secondi, entrata e così via. Abbastanza semplice. L'unica parte forse un po' antipatica sarebbe questa data. Fate attenzione al numero, che pur essendo una cifra numerica, pur essendo numerico, noi lo dovremmo pensare e trattare come una stringa, non come un int. Perché la lunghezza del numero, dice fino al massimo 15 caratteri, è sicuramente maggiore del massimo numero intero rappresentabile. Primo, quindi è maggiore di 4 miliardi, anzi 2 miliardi di numeri positivi, uguale a 31, ha solamente 9 cifre. I numeri telefonici normalmente ne hanno 10, quelli di cellulare, ma poi possono essere numeri più lunghi ancora, ma poi possono essere numeri che iniziano con 0. Se tu lo prendi in un int, quello 0 davanti lo perdi. Quindi questi, pur essendo fatti di cifre numeriche, sono da trattare come stringhe, non come intero, i numeri di telefono. La parte sulla data è un po' complicata, vedremo cosa poterci fare. Complicata. Le date sono sempre antipatiche da gestire, perché il calendario non è semplice lineare. A questo punto, su questo cosa ci dobbiamo fare? Si desidera realizzare un programma per visualizzare alcune statistiche sui numeri chiamati. Il programma riceve come unico parametro sulla linea di comando un numero di telefono. Quindi, visualizzare alcune statistiche sui numeri chiamati non ci dice ancora nulla finora. Poi comincia veramente la specifica. Il programma riceve come unico parametro sulla linea di comando un numero di telefono. E deve visualizzare sullo schermo le seguenti cose: i minuti totali di chiamate in uscita verso quel numero con due cifre decimali. Quindi bisogna trovare tra tutte le chiamate quelle che sono relative al numero che l'utente ha specificato sulla linea di comando, quelle in uscita, quindi solamente quelle in uscita, non quelle in entrata, e fare la somma dei tempi, esprimendola poi in minuti anziché in secondi, ma questo è l'ultimo ritocco che faremo. La seconda cosa è la durata in minuti con due cifre decimali e la data della chiamata in uscita più lunga verso quel numero. Allora, tutto ciò è relativo alla chiamata più lunga. In questa chiamata più lunga ci serve la durata in minuti e non in secondi, perché i secondi ce l'abbiamo già, e la data di questa chiamata più lunga. Quindi, di nuovo, si tratta del sottoinsieme di valori che ci interessa, cioè quelli verso quel numero e in uscita, trovare il numero massimo di secondi e poi stampare questi valori. Il costo totale delle telefonate in uscita da quel numero, sempre in uscita, sempre da quel numero, sapendo che la tariffazione è di 20 centesimi di scatto risposta e di 12 centesimi al minuto, con la tariffazione primo secondo di minuto. Allora, qua ci serve sapere 20 centesimi scatto risposta, vuol dire che per sapere la spesa totale devo sapere sicuramente il numero di chiamate che ho fatto, perché ogni chiamata mi costa minimo 20 secondi di scatto risposta. E poi 12 centesimi al minuto tariffato al primo secondo di ogni minuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che la telefonata di 2 minuti e mezzo conta 3 scatti da 12 centesimi più il 20 centesimi scatto alla risposta, sarebbe 20 più 12 più 12 più 12. Quindi, per conoscere il costo della chiamata, prendo 20, che è il valore della chiamata, più 12 moltiplicato il numero di minuti della chiamata approssimato all'intero superiore.
perché lo stacco sta dal primo secondo, non all'ultimo del minuto. Quindi sono 2 minuti e 2 secondi e comunque parte sono 3 minuti. Si assuma che il formato in file sia corretto, o perlomeno non contenga errori troppo complessi, un minimo di controllo, anche se qua c'è scritto che il formato del file sia corretto, i controlli minimi li facciamo sempre. C'è scritto di non fare controlli paranoici. Qui c'è un esempio di attivazione del programma, supponendo che si chiami prog. Ecco, questo programma viene attivato ovviamente da linee di comando, perché devo passargli sulla linea di comando il numero di telefono come unico parametro sulla linea di comando, e lui mi stamperà numeri totali di chiamate in uscita 3 minuti e 33 per il numero 347222, quindi sono 1, 2, 3, queste 4 chiamate, le prime due, questa in mezzo e l'ultima, di cui però in uscita sono solamente quella centrale e l'ultima. 100 più 100 fa 200 secondi, 200 secondi sono 3 minuti e rotti, 3 minuti e un terzo di minuto, no? Quindi di fatto sto facendo il conto su questa chiamata e questa chiamata. Chiamata più lunga, questo è sbagliato ovviamente, non può essere 166 minuti, sarà 1.66 minuti, infatti sono 100 secondi, effettuata l'8 gennaio. In realtà su questo numero vedete che ci sono le due chiamate che ci interessano, hanno la stessa lunghezza di 100 secondi e quindi la più lunga può essere sia l'una che l'altra. In questo caso, nell'esempio, mi ha scelto la prima. Questo è un esempio di un caso particolare che abbiamo volutamente inviato nell'esempio. Quando nel testo siamo fino al 10, dice trovami la chiamata più lunga. Questo esempio ci fa vedere, attenzione, che la chiamata più lunga potrebbe essere più di una della stessa lunghezza. In quel caso l'esempio di far capire sta trovando una, la prima si fa comodo, oppure l'ultima, non c'è nessuna richiesta particolare e non è necessario che le stampi tutte. Quindi a volte studiare l'esempio serve anche per ragionare su quali casi particolari possono verificarsi. Il costo totale delle chiamate in uscita 0,88, perché dunque dovrebbe essere 20 più 20, 20 centesimi per la prima chiamata, più 100 secondi paghi come 2 minuti, quindi 12 più 12 fa 24, 20 più 24 fa 44 centesimi per la prima chiamata, la seconda è identica, quindi sono altri 44 centesimi, il totale fa 88 centesimi. Quindi a mano lo sappiamo fare, abbiamo capito, adesso bisogna farlo. Programma. Allora, noi leggiamo il file, immaginiamoci di leggere il file, noi non possiamo, leggiamo ancora una volta, il numero di righe non è noto a priori, per cui non possiamo pensare, leggo tutti i dati dei vettori e poi ci penso. Man mano che leggo il file, devo tenere traccia di informazioni che mi serviranno poi alla fine per stampare queste cose. E quali informazioni mi servono? Beh, sicuramente per ciascuna chiamata mi servirà tenere traccia del numero totale, della durata totale delle chiamate, chiaramente delle righe che mi interessano. La prima cosa che farò quando prenderò una riga in mano, dirò questa mi interessa o no? Mi interessa se è una chiamata in uscita da questo numero. Di quelle che mi interessano devo tener conto della somma dei secondi per poter stampare questo alla fine. Questo lo potrò stampare solo dopo che avrò letto l'intero file, ma dopo che l'ho letto ho bisogno di aver già pronta la somma di secondi, perché non posso tornare indietro e rileggerla. Devo conoscere tutto praticamente sulla chiamata più lunga e tutto, vabbè, il numero lo conosco, il fatto che sia in uscita lo conosco, tutto significa la data e la durata. Devo tenermi traccia completamente della chiamata più lunga.
E il costo totale delle chiamate? Allora, il costo totale delle chiamate posso, man mano che vedo una chiamata, calcolare il costo di quella chiamata lì e fare, così come facevo il conteggio sommando di tutte le durate, farò il conteggio sommando per tutti i costi, per spese. Qui io parto dal fondo a ragionare. Che cosa mi serve stampare? Cosa mi serve sapere per poter stampare queste cose qui? Mi serve sapere il numero di secondi totale, il costo totale e la chiamata più lunga, tutte le informazioni sulla chiamata più lunga. Queste tre cose sono le cose a cui devo prestare attenzione mentre leggerò il file. Allora, queste tre cose sono le tre cose da cui partiamo, no? A definire le variabili principali del programma. E poi faremo tutto il resto del programma che ha come obiettivo principale quello di costruire, calcolare dei valori corretti per queste variabili. Io aggiungerei ancora una voce, anche se non c'è in questo esercizio, non so modificare, ma aggiungiamo a parole. Perché poi i compiti del turno B e del turno C di questa stessa data erano molto simili anche se si applicavano a problemi diversi, quindi parlava di telefonate, la parlava di automobili, o di trasporto, eccetera. E negli altri, se andate a vedere, le domande e le richieste erano leggermente diverse. E in particolare c'era una richiesta, mi pare che fosse partita dopo, questa era la piccola C, chiedeva di indicare gli altri, che fanno la telefonata, nella data maggiore, più recente. Allora io aggiungerei anche qua, no? Diciamo che è più complesso, così vediamo, risolviamo uno per gioco di tre, aggiungerei un pallino mentalmente che legge, si stampi anche informazioni sulla chiamata più recente, quindi la data essenzialmente e la durata. Più recente vuol dire con data massima, maggiore di tutte le altre. Lo aggiungo perché se andate a riguardare bene, in realtà quelle date, questo esercizio così come era proposto, non ci interessa. Le date, il valore specifico della data, non ci serve mai, così come scritto il testo. Dobbiamo prenderla e a un certo punto stamparla, ma senza capirla. Non è necessario che la capiamo. Per questo esercizio qua, le date potrebbero essere trattate tranquillamente come stringhe di 8 caratteri. La leggo, la memorizzo e quando avrò la stampo. E non mi serve, per ciò che c'è scritto qua, separare giorno da mese da anno. Non c'è mai nessun momento in cui dovete dire l'anno, la data, il giorno, giusto, no? Devo solo prendere quella data lì e stamparla nel caso della telefonata più lunga. Quindi, per chi ha risolto questo esercizio così com'era l'esame, la scelta più rapida per gestire le date era quella di trattarle con una stringa. Tanto non ci devo fare nessuna elaborazione. Allora, per complicarci un po' la vita e per mettere un po' di elaborazione, io ho aggiunto l'altro punto che dice. Cioè stampiamo anche la durata e la data della ultima chiamata fatta. Allora, per poter dire ultima chiamata io devo poter fare il confronto tra date diverse e quindi dovrò andare a estrarre il giorno, il mese e l'anno specifico. Ok, con questa complicazione accingiamoci a iniziare la soluzione di questo esercizio. Era 1 luglio 2011, no? Esame 2011-0701. Allora.
Allora, innanzitutto questo programma legge un parametro dalla linea di comando per cui dovrò come minimo dare accesso alla funzione main ai parametri passati. Dopodiché dicevamo quali sono le variabili principali che ci interessano. Allora, sicuramente una variabile tot minuti, tot secondi, scusate. Calcolo in secondi, poi solo quando stamperò convertirò in minuti, così almeno lavoro. Quindi tot secondi è il numero totale di secondi delle chiamate considerate. Che è quello che mi serve per stampare la prima risposta. Convertite in minuti, ma... Dopodiché mi serve il costo, che questo è un numero reale perché ai decimali, in euro con i decimali, totale costo, costo totale delle chiamate considerate. Poi mi servono le informazioni sulla chiamata più lunga e le informazioni sulla chiamata più recente, che è il punto che abbiamo aggiunto. Quindi, informazioni sulla chiamata più lunga, tra quelle considerate sempre, informazioni sulla chiamata più recente. Sono più variabili. Ci serve la data e la durata. Sono queste due informazioni che ci servono, perché il numero chiamato lo sappiamo e il fatto che sia entrato in uscita, sappiamo già in uscita perché l'abbiamo fatto. Quindi la data e la domanda. La data a sua volta è fatta di giorno, mese e anno. Quindi sono quattro variabili che ci servono: il giorno, il mese, l'anno e la durata della chiamata più lunga e altrettanto giorno, mese e anno e durata della chiamata più recente. Adesso qua dichiaro queste otto variabili, ma mi viene già voglia di dichiarare una struttura che contenga questi campi al suo interno, visto che ho un gruppetto di variabili che andranno sempre di pari passo e per brevità potrei dichiarare una struttura che contiene questi dati e dichiaro due variabili di tipo struttura che conterranno questi campi, ma facciamolo semplice. Quindi avremo lunga giorno, lunga mese, lunga anno, lunga come si chiamava, durata. Sembra un copertone, lunga durata. E poi le altre, lo chiamate lunga, queste variabili per dire che si riferiscono alla chiamata più lunga, e le altre sarà recente il giorno, recente il mese della più recente, l'anno della più recente e la durata della più recente. Con queste variabili posso scrivere le ultime 5 righe del programma, cioè quelle in cui stampo i risultati. Il resto del programma ovviamente avrà come compito quello di importare dei valori in queste 5 righe. Poi c'è ancora un'altra variabile importante per poter lavorare, che è il numero di telefono. Il numero di telefono dobbiamo specificarlo da qualche parte. Il numero di telefono quindi sarà un vettore di un certo numero di caratteri, che è il numero di telefono
sconsiderato. Allora, io qua identifico tre grossi blocchi del programma. Il primo blocco è l'acquisizione dei dati di ingresso, acquisizione e controllo dei dati di ingresso, che ha come obiettivo principale quello di popolare questa variabile numero, assegnare un valore che rappresenta il numero che l'utente vuole, e anche quello di aprire il file, quindi preparare le risorse e le informazioni. Aspetta che ci siamo, possiamo anche dichiarare file, asterisco, chiamiamolo... come lo chiama il conto telefonico. Si chiamava sempre F, diamo il nome che rappresenta qual è il file che stiamo facendo. Quindi la prima parte del programma mi va a insertare il file, aprire il file e il numero del telefono. Seconda parte del programma, lettura del file, e quindi va a popolare le altre variabili che abbiamo scritto finora, quindi queste 10 variabili. Terza parte del programma, stampa. Molto lineare in questo caso. Quindi possiamo provare già a segmentare il programma dicendo così: parte 1, acquisizione dei dati, parte 2, lettura del file, parte 3, stampa dei risultati. E siamo sicuri di aver ragionato bene sul nostro programma solo se saremo in grado di partire, di scrivere queste parti in qualunque ordine. Possiamo cominciare dalla 3, possiamo cominciare dalla 2, possiamo cominciare dalla 1. Deve essere chiaro ciascuno di questi blocchi che cosa fa, quali valori riceve ingresso dai blocchi precedenti e quali valori lui deve calcolare a beneficio dei blocchi successivi. Se non abbiamo questo chiaro, non cominciamo a scrivere istruzioni, perché vuol dire che non abbiamo ancora capito la struttura del programma che vogliamo fare, dobbiamo ragionarci. Quindi la parte 1, quali informazioni arrivano? Arrivano i parametri sulla linea di comando e basta. E quale informazioni genera la parte 1? Variabile numero, variabile conto. Parte 2 usa variabile numero, variabile conto, leggendo il file e generando le altre 10 variabili. Parte 3 usa le 10 variabili successive e superiori, non serve più il numero, non serve più il file, per stampare i valori. Questo è molto lineare, molto semplice da vedere, in altri casi è un po' più complesso, ma sforziamoci sempre di vedere a blocchi ciò che realizziamo, mai a istruzioni. La singola istruzione ci fa perdere il punto di vista generale. Poi ci arriviamo all'istruzione, ma dobbiamo essere sicuri di lavorare in un ambito già circoscritto. Vabbè, acquisizione dei dati, ovviamente serviranno altre variabili, no? Per lavorare, ma quelle le aggiungo dopo, quelle sono meno importanti. Io poi potrei decidere qua di scrivere tutto nel main, come farò ora, perché poi questo programma alla fine è abbastanza breve, oppure a questo punto queste parti 1, 2, 3 le delego a delle funzioni e scrivo dentro le funzioni, cosa che sarebbe sicuramente consigliabile se questo programma non essere poi mantenuto nel tempo, fatto crescere, piuttosto che non essere consegnato e finito lì all'esame. Allora, acquisizione dei dati significa, innanzitutto ci sono delle informazioni che noi abbiamo nel testo dell'esercizio, di cui però ho bisogno qua. Ad esempio, il nome del file, ad esempio il fatto che le chiamate che mi interessano sono quelle in uscita, ad esempio i costi, quanto costa lo scatto della risposta, eccetera, eccetera. Allora, piuttosto che andare a disseminare di numeri o di costanti lì dentro quel codice, andiamo a definire su nella zona alta un po' di define.
Allora, definisco sicuramente l'untel uguale a 15, che l'abbiamo già usato, è la lunghezza massima di un numero telefonico. Allora, quella è la costante che mi dice quanto è lunga la stringa. Ma poi ci sono delle costanti di lavoro. Ad esempio, il nome file, conto, è conto.dat, era così. Conto.dat, sì. Lo userò una sola volta questa costante nell'FOpen, però se ce l'ho lì sopra è sempre più comodo poterlo eventualmente modificare. Dopodiché la direzione delle chiamate che mi interessa è quella in uscita, quindi qua definisco una variabile di tipo carattere, occhio ai singoli apici, perché senza gli apici definirei, userei una variabile che si chiama U maiuscolo, che non ho, e poi ho i costi, che sono costo alla risposta e il costo al minuto. Il costo della risposta è 0,20, 20 centesimi, e il costo al minuto è 0,12, se ricordo bene i dati. Tutte le costanti che non sono 0,1 o meno 1 a volte, conviene definirle tutte prima. Quindi diamo un nome e quando le useremo dentro il programma sarà molto più chiaro e leggibile. Ok. Acquisizione dei dati, abbiamo detto. Acquisizione dei dati significa verificare che il programma sia stato correttamente invocato, è stato richiamato correttamente. Correttamente per me cosa vuol dire? Che questo programma deve avere un parametro sulla linea di comando e questo parametro deve essere un numero di telefono. E che il file specificato esiste, sia possibile leggerlo. Se no, non andiamo avanti. Allora, prima condizione è la linea di comando c'è? È corretta? C'è un parametro esatto? Allora, la linea di comando come dovrà essere fatta di questo programma? Ci sarà arvili0 che contiene il nome stesso del programma, che si chiamerà, come l'ho chiamato questo progetto, in modo esame 2011-0701.exe, e arvili1 conterrà il numero 347-22222222. Me la immagino così la linea di comando. E ovviamente con questi valori mi immagino che ARC debba valere 2. Così voglio che il programma venga richiamato. Allora, verifichiamo che sia così. If argc fosse diverso da 2, non va bene. Allora dirò all'utente, errore nell'invocazione del programma, invocazione, specificare un parametro, due punti, il numero di telefono. E interrompo l'esecuzione. Altrimenti sono sicuro che c'è un parametro esattamente 1. Spero che questo parametro sia il mio numero di telefono. E quindi vado a copiare, questo parametro sarà dentro l'arvd1, ma
ma io nel mio programma ho previsto una variabile che si chiama numero, in cui memorizzare quel numero, e quindi copierò dentro la stringa numero il valore di rvd1. Così da adesso in avanti il programma userà la variabile numero, che è almeno un nome decente, piuttosto che non rvd1. Per farlo sarebbe opportuno, come minimo, visto che sto copiando un dato che mi arriva dall'utente dentro una stringa mia, verificare che quel dato non sia troppo grosso. Ma perché se l'utente mi scrive al posto del numero di telefono una cosa lunga 200 caratteri, io sto facendo la string copy dentro una stringa che è lunga 15 e sto andando solo a scrivere metà del programma. Quindi potrei controllare se rvd1, che presumo sia un numero di telefono, fosse per caso più lungo della lunghezza dei numeri di telefono, non ci provo neanche a fare la string copy dentro una variabile che è più piccola. Dirò al mio utente che ha sbagliato. Errore, il numero di telefono deve avere al massimo per cento di cifre, virgola, lunghezza del numero di telefono. Altrimenti, perlomeno mi sto portando in chiaro un valore sano che è contenuto dentro la mia stringa. Volendo, qua potrei ancora controllare la struttura di quella variabile numero, se effettivamente è fatta di tutte cifre o il testo dice alfanumerico, quindi non contenga altri caratteri. Ma di solito non c'è limite alla pignoleria con cui si controllano i dati. Fermiamoci qui. Il secondo lavoro che dobbiamo fare nella fase della parte 1 del programma è aprire il file. Quindi mettiamo un commento, apertura del file, da cui leggere i dati. Il file si chiama conto, F, uguale F open, di un file che si chiama nome file conto in modalità lettura. E se tutto va bene, questo file riesco ad aprirlo e la variabile conto diverso da null. Se invece conto fosse uguale a null, non posso proseguire perché il file non è leggibile. Il file per 100S non è leggibile. O non esiste. File, nome, file, conto, e continua a uscire con un codice diverso da 0 che dice al chiamante c'è stato un errore. Di tutto questo che ho scritto finora, ce ne sono due che fanno il lavoro vero. Quella di riga 54, che acquisisce il numero da chiamare, e quella della linea 57, che apre il file da cui devo leggere. Tutto il resto è controllo degli errori. Giusto? È sano e doveroso. Ok? Il consiglio che vi do però è all'esame, fatela per ultima questa parte. No. Capita troppo spesso di vedere dei compiti in cui la prima pagina è tutta
perfetta fitta di controlli dell'errore, controllo dello string, della lunghezza, se è lunga, se è corta, se contiene gli asterischi, il numero, se è maggiore, se è minore. Una pagina intera, tanto sono banalità questo, cose facili da scrivere, dice, vabbè, ho cominciato bene, ho fatto bene, giri pagina, bianco. Allora, il voto non lo prendete su questa parte qua, lo prendete su questa parte qui. Poi, come dico sempre, 30 vuol dire che va tutto bene, tutto perfetto. Però un compito che abbia la parte di acquisizione dei dati perfetta e la parte di algoritmo, di calcolo, inesistente o totalmente sbagliata, quel compito è gravemente insufficiente. Vale 10, vale 5. Un compito che abbia fatto bene la parte di calcolo, di algoritmo, e, diciamo, per ragioni di tempo, non abbia fatto tutti i controlli che doveva fare nella fase di definizione, ma naturalmente tra cose sulle chiave per capire quali erano le variabili che sta usando, quello lì, un 20 lo prende, magari anche abbondante. Quindi, questa parte qui, il mio consiglio è veramente farla per ultima. Tanto negli ultimi 5 minuti, quando ormai siete furbi, questo riuscite a farlo stesso. Ed è inutile dire, ma comincio a fare questa, tanto questa la so fare, la faccio bene, poi il tempo passa, va bene. La parte, diciamo, più difficile, il tempo, l'affanno, la stanchezza, non ci è arrivato. Come dire, il voto lo prendete sulla parte diversa di compito in compito, non sulle parti che sono sempre uguali. Ok? Oh, lettura del file. Che quindi, da quello che ci siamo appena detti, dovrebbe essere la prima parte da cui cominciamo a lavorare. Beh, leggo una riga alla volta e per ogni riga il mio compito sarà quello di aggiornare queste 10 variabili. Il file ce l'ho aperto, la parte 1 del programma me l'ha consegnato, aperto, corretto. Allora, poi sono tutte 10 queste variabili. Devono essere aggiornate all'interno di un ciclo in cui vado a leggere una dopo l'altra tutte le righe del file. Aggiornate. Allora, quando aggiornare qualcosa devo sempre chiedermi, ma sì, ma allora qual è il valore iniziale? Allora dovrò inizializzarle come prima cosa, quindi il tot durata, tot secondi, inizializzo 0, tot costo, inizializzo 0, più 0.0 solo per ricordarmi che sono reali. E poi negli altri due casi ho dei calcoli del massimo da fare. Allora, nel primo caso il massimo va calcolato rispetto a cosa? Rispetto alla durata. Quindi ho già la variabile, no, che userò per fare il massimo. Nel secondo caso il massimo va calcolato rispetto alla chiamata più recente. E quindi le variabili sono queste. Le ho già. Se dovessimo calcolare il massimo rispetto a un altro parametro, che non abbiamo qua in questo file, allora dovremmo aggiungere un'altra variabile in più, che è quella che ci ricorda il valore del massimo che via via sto portando avanti, ma per ora non. Su come inizializzare queste non è banale, nel senso che vabbè, sulla durata bisogna mettere la variabile su cui calcolo il massimo è la durata, quindi il valore iniziale deve essere un valore che sia sicuramente minore della durata delle chiamate. Se io gli metto un meno 1 sono accorto che appena vedo la prima chiamata questa sarà sicuramente maggiore o uguale. E idem sulla data, poiché calcolo una data massima, devo mettere su questo valore, lo inizializzo a una data precedente a qualunque data esistente. Il 000, così sono sicuro che non appena leggerò la prima telefonata vera, subito sia la durata che sia la lunga che la recente verranno sovrascritte.
Quindi inizializziamo un minimo con dei dati sicuramente inferiori a quelli che incontrerò. Lunga durata uguale meno 1. E invece l'altro è più complicato, perché lo fare sia giorno che mese e anno, ma vabbè, recente giorno uguale recente mese uguale recente anno uguale 0. Per il calcolo del minimo, del massimo, a valori sicuramente inferiori. Finalmente possiamo iniziare a leggere il file. Basic while, che legge una riga per volta. Abbiamo scoperto la volta scorsa qual è un modo comodo di leggere un file una riga per volta, con la funzione fgetS, riga, max riga, oh no, max riga, facciamo lunga riga, conto, diverso da null. Ogni volta che passo da quel ciclo while, fgetS mi legge una riga successiva del file, la deposita in una variabile che adesso ho il secondo da voglio dichiarare, che si chiama riga, di una certa lunghezza massima, estraendola dal file. Quando questa funzione fgetS ritorna a null, vuol dire che avevo già il terzo mio precedente letto ed elaborato l'ultima riga, e quindi posso uscire e chiudere il file, perché avendo già letto tutto ciò che c'era da leggere sul file, non c'è null'altro da fare che non chiuderlo. Allora, prima di entrare nel corpo di questo while, dichiariamo la variabile riga. Anche qua definisco la lunghezza della riga. Quanto potrà essere lunga questa riga? 15 caratteri. Una riga intera del file, 15 caratteri per il numero di telefono, poi il giorno, mese e anno sono 8 caratteri, siamo a 23, poi c'è la durata, sono 3-4 caratteri, 27, e oppure U è un altro carattere, 28, ci sono 3 spazi in mezzo, 31, facciamo 50, o 100. Nel senso che è giusto calcolarli bene, ma in questi casi qui ci siamo. Se stiamo anche un pochino più larghi, non capita nulla. Adesso, che cos'ho? Voi immaginate che a un certo punto riga è una cosa di questo genere. È una cosa di questo genere. Noi dobbiamo innanzitutto capire se quella riga ci interessa o no. E ci interessa se il primo pezzo coincide con il numero che mi ha passato l'utente sulla linea di comando. E l'ultimo pezzo coincide con quella costante che avevamo definito sopra, direzione della chiamata. Se coincidono, allora mi interessano questi due dati. Allora, tutto questo mi porta a dire che come prima cosa devo prendere questa riga e estrarre le singole informazioni. Mi serviranno 5 variabili. Una, 2, 3, 4, 5, 6, anzi 6 variabili, nelle quali andare a separare, dividere quella stringa che codifica una serie di dati nei suoi, diciamo così, dati componenti. 6 variabili che sono una di tipo stringa, che è il numero di telefono presente in questa riga del file, questa in 3 sono tipo intero, giorno, mese, anno,
questo è un intero che ha durata e questo è un carattere. Quindi ciò che faccio è quello di prendere la riga e passarla alla sscanf dicendo: cara funzione sscanf, analizza il contenuto della variabile riga cercando di riconoscere al suo interno una stringa lunga al massimo 15 caratteri, non lo so ancora dire, questo è uno degli approfondimenti che ho in serbo per le volte successive, ma diciamo per ora una stringa, uno spazio, poi una data che è fatta di un numero intero barra un altro numero intero barra un altro numero intero, spazio, un altro numero intero che rappresenta la durata, spazio, un carattere. E dove le metto queste variabili, questi valori che l'sscanf estrae? Vabbè, adesso mi devo dichiarare queste sei variabili di lavoro. Allora, torno su un attimo per dargli un nome. Quindi sono... la variabile riga l'ho definita? No, mi manca anche riga. Ho definito la costante, ma... Allora, mi serve il numero di telefono della riga. Notate la differenza tra numero, che è una variabile importante per tutto il programma, perché quella non cambia mai, e tel, che è una variabile usa e getta, che mi serve solamente per analizzare la riga che ho appena letto. Poi, se non c'è, int, giorno, mese, anno, della data del file, e poi abbiamo la durata, e poi abbiamo la direzione, dir. E poi prendo anche una variabilina intera che è il risultato che mi restituisce la sscanf con cui devo controllare se vale 6 per essere sicuro che la riga sia corretta. Allora, queste 6 più una variabile le uso nell'sscanf sotto. Allora, la prima è una stringa, il numero di telefono, lo metto dentro tel, poi la data, giorno, mese, anno, poi abbiamo la durata, e infine abbiamo la direzione. Tutto questo R uguale. Ricordiamo che lei commerciale va sempre davanti, perché bisogna passare per reference, a tutte le variabili tranne le stringhe, che sono già, essendo già lettore, sono già più d'accordo. Quindi del C%S non ci vuole lei commerciale, dove non C%S ci vuole lei commerciale. Se non mi arrabbio. A questo punto verifichiamo se tutti questi dati che abbiamo cercato di estrarre ci sono e sono giusti. Qui di nuovo si apre, se uno vuole lavora per 2 ore a fare i controlli, no? Che la data sia giusta, l'anno bisestile, sulle fasi lunari, sulla durata della telefonata sia inferiore a 2 giorni o... Il testo, ricordiamoci, diceva si assuma che il file sia corretto, quindi non impazziamo a fare questi controlli. Controlli minimi, che la riga ci sia e contenga quei dati, quello sì, perché sennò rischiamo di leggere le variabili non inizializzate. Quindi controlliamo che R sia 6, cioè che la sscanf abbia effettivamente trovato quei 6 valori. Non basta contare i percento, 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, per ogni percento c'è un valore. 0 uguale 6 e volendo qua and tutta una serie di cose. And tanti altri controlli, se ho voglia di farli, in questo esercizio non sono specificatamente richiesti, allora la riga è valida. Innanzitutto è valida, ci sono dei dati, è scritta bene e mi interessa. Ok, so che è formattata bene, ma è una delle righe che mi interessa considerare o una delle chiamate su altri numeri di telefoni, gli altri numeri di telefono che quindi non mi interessa? Allora, se è valida vado a vedere se il numero è quello giusto. Potevo metterlo in end, ma forse per chiarezza lo faccio come passo logico separato. Se, cosa vuol dire che mi interessa? Vuol dire che il numero è quello giusto e la direzione è in uscita. Il numero è quello giusto vuol dire che il numero nella variabile numero è uguale al numero nella variabile tel. Quindi se string compare sono stringhe, mai confrontarle con l'uguale, numero tel uguale 0, se i numeri sono gli stessi e la direzione è quella che volevo, uguale uguale, se no, allora è il numero che mi interessa. È una chiamata da quel numero nella direzione di uscita. Non fate il peccato a fare due errori che possono fare su questa riga, che è quello di confrontare stringhe senza la string compare, con l'uguale, oppure confrontare la direzione con l'uguale anziché uguale uguale. Ok, qui sappiamo che la riga ci interessa e andiamo ad aggiornare le variabili. Abbiamo 10 variabili da aggiornare. Una è la durata totale, ok? Tot secondi uguale tot secondi più durata. Poi il costo totale è uguale al costo totale più il costo di questa chiamata. Il costo di questa chiamata è 20 centesimi, c'è lo scatto alla risposta, più il costo al minuto, 12 centesimi, moltiplicato per il numero di minuti arrotondato all'intero superiore. Allora, tot costo uguale tot costo più costo alla risposta più costo al minuto moltiplicato il numero di minuti di questa chiamata arrotondato all'intero superiore. Come lo calcolo? Vabbè, basta che io faccia durata diviso 60 e scrivo 60.0 in modo che quella divisione sia tra reali, perché altrimenti durata diviso 60 mi dà una divisione intera, perché durata l'intero mi tronca il numero, quella è la prossima all'intero inferiore. E questo è il numero di minuti frazionario, 2.1 minuti, lo prossimo all'intero superiore calcolando il ceiling, che se non sbaglio è in mat.h. No, l'approssimazione c'è il floor che approssima all'intero inferiore e il ceiling che approssima all'intero superiore.
Poi, siamo? Guarda i secondi, più 60 fa durata i minuti, approssimata di 3 superiore, potete dire che è costo un minuto. Occhio che ci siamo. Poi dobbiamo aggiornare le informazioni sulla durata più lunga, sulla chiamata più lunga. Quindi se la durata di questa chiamata è maggiore della più lunga, come l'avevo chiamata quella variabile? Lunga durata. Allora dovrò aggiornare le informazioni sulla chiamata lunga. In particolare lunga giorno uguale il giorno di questa, lunga mese uguale il mese di questa, lunga anno uguale l'anno, lunga durata uguale durata. Cioè, se ne trovo una che è più lunga di quella che conoscevo, mi copio i dati. E la stessa cosa dovrò fare sulla più recente. Solo che la più recente è un po' più antipatica da controllare perché devo fare il confronto di due date, quindi devo fare di anno, poi il mese a parità di anno, poi il giorno a parità di mese. Allora. If? Allora, mi devo chiedere se la recente, la chiamata corrente, quindi quella GMA, giorno, mese, anno, fosse maggiore, no? Di quella che io ho chiamato recente, cioè la chiamata che secondo me è l'ultima. Quindi se per caso l'anno della chiamata corrente fosse maggiore dell'anno recente, allora è questa. Oppure, oppure magari gli anni sono uguali, ma i mesi sono maggiori. Oppure l'anno è uguale, e il giorno è maggiore. E ringraziamo che nel nostro calendario ci sono giorni, mesi e anni. Allora, se è vera questa condizione, vuol dire che la data che ho appena letto è più recente di quella che ho chiamato recente. Perché o l'anno maggiore, o l'anno uguale al mese maggiore, o l'anno e il mese sono uguali e il giorno. Se è una condizione falsa, vuol dire che la data che ho letto è inferiore o uguale a quella che avevo già. Se è vero, allora dovrò sostituire recente GC con G, recente M con M, recente Y con A, e poi recente durata con durata. Se no, rimane valido, no, se la condizione è falsa, rimane valido il recente che conoscevo già prima. Ok? Quindi abbiamo questa if che mi dice se devo fare del lavoro, se non devo fare del lavoro, non ho nulla da fare. Qui ci sono un po' di parentesi graffe chiuse in cascata, quindi per aiutare la leggibilità io spesso metto un commento che mi ricorda cosa sto chiudendo. E quest'altra parentesi invece è se la riga è valida.
Allora, a quest'altra parentesi potrebbe valer la pena mettere un piccolo else che stampa solo un messaggio di informazione: se c'è una riga non valida, diciamo, guarda che ho trovato una riga non valida, l'ho ignorata e sono andato avanti. E questo qui invece è il while. Sulla riga. Se dovessi fare un programma così, in realtà non sarei andato avanti per un'ora e mezza senza mai compilare. No, avrei provato a compilare anche per te. Poi da quanto ho fatto, appena ho scritto tre righe, non c'era compilare, non adesso funziona. Io qui sto andando in modalità esame, qui avete solamente carta e penna, quindi non potete compilare quanto fare, neanche io non ho detto la stessa cosa. Il che vuol dire che, così come mi perdonerò piccoli errorini di compilazione, adesso quando proverò a compilare alla fine, mi perdonerò anche se trovo il punto e virgola che manca, la graffa che non è ben chiusa. Piccole cose. Stampa i risultati, ormai ci siamo, dobbiamo dire. Minuti totali di chiamate. Per 100.2F. Che è il numero di secondi diviso 60. Per 100F col punto 2, perché il testo mi diceva con due cifre decimali. Ormai è tutto, devo solamente stampare. Chiamata più lunga. È la chiamata di tot minuti effettuata il, quindi per 100.2F minuti del giorno, mese, anno. Quindi i minuti sono lunga durata diviso 60.0, la data è lunga giorno, lunga mese, lunga anno. Non due punti, punto e virgola. Poi la terza cosa che devo stampare è il costo totale. Questo è facile, per 100.2F. Ho già la variabile. Come si chiamava? Tot costo. E poi ci eravamo dati in più il compito rispetto al testo di trovare anche la chiamata più recente. Stessa cosa di prima, dove stamperò manca la N, non capivo perché mi faceva la virgola in blu. Recente durata diviso 60, recente giorno, recente mese, recente anno. Adesso non ci rimane che provare a compilare, vedere se ci sono degli errorini e fare qualche prova per verificare che non ci siano dei bug, degli errori dell'algoritmo. Questo lo facciamo oggi pomeriggio, ma questo sarebbe ciò che potremmo consegnare e prendere un buon voto.
Ok? Ci vediamo domani.